Il Monte Everest è conosciuto in tutto il mondo per essere la montagna più alta del pianeta. Per questo motivo la montagna è stata l'obiettivo di innumerevoli spedizioni escursionistiche nel corso degli anni, con molti scalatori accaniti che fanno del loro meglio per raggiungere la cima di questa montagna straordinariamente grande. L'Everest, una parte dell'Himalaya, è stato stimato essere alto circa 8.849 metri. Quest'altezza è così incredibilmente impressionante che è difficile immaginare la montagna in tutta la sua grandezza senza vederla di persona. Questo ha portato molti avventurieri a diventare un po' più che curiosi di conoscere il paesaggio della montagna, spesso mettendo a rischio la loro vita per conquistare la montagna più alta del mondo. Tuttavia, anche se l'Everest esiste da quando l'uomo ha iniziato a vagare sulla Terra, non sarebbe stato fino al 1950 che la prima spedizione ufficiale sul Monte Everest venisse completata. Ci sono stati molti tentativi prima di questo punto, ma nel 1953 la montagna è stata finalmente conquistata. Tuttavia va detto che la decisione è ancora in sospeso, se questa sia stata davvero la prima spedizione di successo o meno. Quello che sappiamo per certo è che la montagna è stata conquistata con successo circa 8.400 volte finora. Il viaggio è estremamente pericoloso e sappiamo che centinaia di scalatori che hanno tentato di scalare la montagna non ne sono usciti vivi, con i loro corpi che serviranno come indicatori di percorso per molti anni a venire. Anche tenendo conto di tutto questo, l'Everest è ancora una montagna avvolta nel mistero e molti eventi strani e bizzarri hanno avuto luogo sulla montagna più grande del mondo nel corso degli anni. Oggi vorremmo presentarvi alcune delle cose più strane e inspiegabili che sono accadute sul Monte Everest. Assicuratevi di rimanere nei paraggi per la numero 2, perché è molto difficile da credere. Inoltre, prima di iniziare, assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Maurice Wilson. Maurice Wilson è senza dubbio un individuo molto determinato. L'inglese ha realizzato l'obiettivo della sua vita, conquistare il Monte Everest, facendo tutto ciò che era in suo potere per farlo. All'inizio degli anni 30 aveva pianificato di imbarcarsi su un aereo e dirigersi in Tibet. Una volta qui, sarebbe entrato nel paese e si sarebbe diretto verso un piccolo villaggio che si trova vicino alla montagna gigante. Tuttavia voleva fare tutto questo da solo. Per Maurice, questo significava anche pilotare il proprio aereo, anche se non aveva alcuna esperienza di pilotaggio. Si mise a imparare a volare e alla fine arrivò in India con successo. Tuttavia, dopo il suo arrivo, fu respinto. Non gli fu permesso di entrare nel paese, né nella città che intendeva visitare. In uno sforzo dell'ultimo minuto per entrare, Maurice chiese aiuto a Karmapol, un locale che aveva architettato un piano per aiutare Maurice ad entrare nel villaggio. Non sappiamo con certezza perché Maurice sia stato respinto, ma sappiamo che all'epoca solo la gente del posto era autorizzata ad entrare in Tibet. Questo significava che Maurice doveva travestirsi da locale per entrare. Dato che non aveva l'accento necessario per superare le guardie della città, Karmapol ebbe l'idea che Maurice fingesse di essere cieco e muto per superare le guardie. Questo può sembrare completamente ridicolo, ma in realtà ha funzionato. Quando Maurice si avvicinò al cancello insieme a Karmapol, i due ottennero il permesso di entrare. Questo fu il primo successo di quello che presto sarebbe diventato un viaggio difficile e tumultuoso per Maurice. Dopo aver superato le guardie, Maurice fu portato in un monastero vicino, dove avrebbe trascorso circa 3 settimane prima di trovare il coraggio di avventurarsi sul Monte Everest. Partì nella primavera del 1934, credendo di essere completamente attrezzato per conquistare la montagna. Una volta arrivato, tuttavia, si rese conto che le condizioni erano molto peggiori di quanto avrebbe mai potuto prevedere. Fece un po' di strada su per la montagna, ma una forte tempesta di neve lo costrinse a tornare al monastero. Avrebbe trascorso qualche altra settimana qui per riprendersi dalla tempesta, ma il suo spirito non era distrutto. Maurice aveva l'intenzione di conquistare la montagna ed era disposto a farlo a tutti i costi. L'ex ufficiale militare decise di chiedere l'aiuto di 3 persone del posto per conquistare la montagna e avere il suo nome permanentemente impresso nei libri di storia.
La piccola squadra si diresse verso la montagna e ancora una volta riuscì a percorrere un breve tratto del terreno. Tuttavia la gente del posto scoprì presto quanto Maurice fosse davvero impreparato. Come avrebbe presto scoperto, Maurice non aveva mai usato una piccozza prima, così dovettero insegnargli a salire sulla grande montagna. Come se non bastasse, durante il suo primo viaggio sulla montagna aveva dimenticato molti dei suoi attrezzi, il che significa che era impossibile per lui superare un grande muro di ghiaccio che ostacolava il loro cammino. Questo significava che contro la volontà di Maurice, la squadra doveva tornare indietro e rientrare al villaggio. Maurice andò con loro, ma poco dopo essere arrivato, chiese loro di tornare sulla montagna con lui, dopo aver raccolto alcune nuove forniture e strumenti. Con sua sorpresa, gli uomini si rifiutarono di accompagnarlo una seconda volta, insistendo che non era preparato per un tale viaggio. Maurice si arrabbiò per questo e decise di partire ancora una volta da solo. Scomparve nel freddo e nella neve per non essere più visto vivo. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato l'anno seguente, nel 1935. Dopo che era morto durante la sua avventura, ancora oggi, più di 80 anni dopo, gli investigatori non sanno con certezza cosa gli abbia fatto perdere la vita. Possiamo tranquillamente supporre che il clima era semplicemente troppo per lui da sopportare, ma il suo caso è rimasto irrisolto per molti decenni. Avvistamenti di fantasmi inspiegabili. Tutti amano una buona storia di fantasmi, giusto? E se questa storia coinvolgesse una delle montagne più famose del mondo, e secondo la leggenda fosse vera al 100%? Per gli Sherpa locali, il Monte Everest è molto più di una normale montagna. Sentono che ha un significato religioso, ed è molto importante per la loro cultura. Considerano la montagna come un santuario naturale, e sono convinti che la montagna sia la casa di molti spiriti che si aggirano, invocando il terreno ghiacciato come loro dimora eterna. Non è insolito che aree remote come questa abbiano credenze religiose piuttosto interessanti sul mondo naturale. Tuttavia, gli Sherpa locali sostengono che le loro credenze sono supportate da prove reali, con molti abitanti che affermano di avere incontrato in prima persona i fantasmi e gli spiriti che risiedono sulla montagna. Pemba Dorje, un membro locale del popolo Sherpa, detiene il record mondiale per la più veloce scalata dell'Everest nella storia dell'uomo. Secondo i libri dei record, Pemba è riuscito a scalare la montagna in un tempo impressionante di 8 ore e 10 minuti. Ha detto che il suo viaggio è andato senza intoppi e per la maggior parte tutto è andato secondo i piani. Tuttavia, mentre scendeva dalla cima della montagna, ha avuto un incontro che non è mai stato in grado di spiegare. Ha detto che stava tornando al suo villaggio, quando improvvisamente fu circondato da diverse figure scure e nebbiose. All'inizio non sapeva chi fossero o cosa fossero, ma iniziarono a parlargli. Dice che cominciarono a supplicarlo per del cibo, ed egli capì immediatamente che quelle dovevano essere le anime erranti di coloro che avevano perso la vita sulla montagna. Non sappiamo se offrì agli spiriti del cibo o meno, ma quando tornò al villaggio, condivise la sua storia con tutti quelli che conosceva e nessuno fece domande. Il 27enne aveva portato molte persone a credere che le storie e le leggende degli spiriti erranti che vivono sulla montagna potrebbero essere più che semplice folklore. Dopotutto, delle 300 persone che sono decedute sulla montagna, solo 150 sono state recuperate. Spedizione russa del 1952. Questa storia è molto strana e non è mai stata spiegata, anche dopo più di 50 anni. Secondo gli storici, nel 1952 il governo russo ha finanziato una spedizione sulla cima dell'Everest. Se la scalata avesse avuto successo, avrebbe segnato la prima volta che qualcuno era riuscito a raggiungere la cima della montagna. L'idea era che questa piccola squadra di scalatori raggiungesse la vetta e mettesse le foto di Lenin e Stalin in cima, con la Russia che rivendicava questa vittoria come una vittoria per l'intero paese. Sappiamo che gli escursionisti hanno fatto molta strada sulla montagna. Non sappiamo con certezza quanto tempo hanno impiegato per raggiungere la cima, ma ce l'hanno quasi fatta. Tuttavia, mentre gli escursionisti stavano iniziando l'ultima tappa del loro viaggio verso la cima, sono scomparsi. Erano a poche ore da rivendicare il loro posto nella storia del mondo, ma sono scomparsi dalla faccia della terra per non essere più visti o sentiti. Ciò che rende la storia così strana
è che i loro corpi non sono mai stati recuperati. Inoltre non è mai stato ritrovato nemmeno il loro equipaggiamento. In ogni caso, sembra che la spedizione non abbia mai avuto luogo, e questa è certamente una possibilità. Sappiamo che il governo russo non si sottrae alle polemiche. Quando gli si chiede della spedizione, il governo si rifiuta di ammettere se il viaggio abbia avuto luogo o meno. È possibile che il viaggio sia veramente avvenuto, e che il governo si rifiuti di parlarne per paura che sorgano polemiche sulla morte di questi uomini coraggiosi. Tuttavia, se questo è vero, perché nessuno dei loro corpi o effetti personali è mai stato recuperato? D'altra parte, il viaggio potrebbe non essere mai avvenuto, e il governo si stava solo vantando per sembrare migliore di altri paesi dell'epoca. Non lo sappiamo con certezza, ed è possibile che questo strano mistero rimanga irrisolto per sempre. Impronte di Yeti nella neve. La storia che segue è così profonda che ha fatto il suo ingresso nel National Geographic. La storia può sembrare troppo bella per essere vera, ma secondo i ricercatori è stata convalidata ed è completamente autentica. Era il 1951 quando l'alpinista Eric Shipton decise di raggiungere la cima dell'Everest. Aveva visitato il Nepal e stava esplorando vari percorsi che lui e la sua squadra avrebbero potuto seguire per raggiungere la cima della montagna. Mentre pianificava, però, la sua esplorazione della montagna cambiò rapidamente marcia quando si imbatté in qualcosa che non riusciva a spiegare. Mentre cercava di tracciare un percorso fattibile, si è imbattuto in una serie di impronte che sembravano piuttosto bizzarre. Le impronte erano molto più grandi di qualsiasi animale che avesse mai visto. La cosa peggiore è che le impronte non erano a coppie di quattro, piuttosto venivano a coppie di due, il che significa che qualunque cosa abbia lasciato queste impronte doveva camminare in posizione eretta. Prese alcuni campioni delle impronte e li documentò al meglio. Come avrebbe presto scoperto, le impronte erano lunghe più di 30 cm e vicino alla fine dell'impronta si potevano vedere chiare impronte di dita simili a quelle umane. Mentre le impronte sembravano certamente impronte umane, erano troppo grandi e nessun umano avrebbe osato camminare a piedi nudi sulla montagna. Come ci si potrebbe aspettare, cominciarono a circolare voci che Eric Shipton aveva appena incontrato qualcosa che poteva essere descritto solo come uno Yeti. Questa può sembrare una storia inverosimile, ma ancora una volta è completamente reale ed è stata oggetto di studio molte volte nel corso degli anni. Una delle teorie più plausibili su queste tracce è che potrebbero essere state causate da un orso che camminava eretto. Questo avrebbe certamente senso, tranne che per un'informazione cruciale. Le impronte non corrispondono a quelle di un orso. Meglio ancora, Eric ha avuto la fortuna di trovare una piccola quantità di pelliccia che era stata lasciata. Per molti anni, questa pelliccia è stata inutile per gli investigatori. Tuttavia, quando la tecnologia ha cominciato a progredire e nuove tecniche erano disponibili, la pelliccia è stata riesaminata. Nel 2009, la pelliccia è stata inviata per l'analisi forense. Gli esperti presumevano che la pelliccia doveva appartenere a un tipo di orso o a un'altra creatura che aveva la capacità di camminare su due gambe per brevi distanze. Tuttavia, con grande stupore, la pelliccia non corrispondeva alla genetica di un orso o di qualsiasi altro animale attualmente conosciuto. Il pelo e il DNA che forniva erano completamente unici ed erano diversi da qualsiasi cosa mai vista prima. Alla fine gli esperti sono giunti alla conclusione che la pelliccia appartiene a un animale che non è mai stato avvistato in natura. Ma senza prove fotografiche o ulteriori campioni, non c'è modo di sapere con certezza se questa pelliccia potrebbe essere appartenuta a uno Yeti in carne ed ossa. Grazie per aver guardato. Se sei a conoscenza di altri incredibili misteri che hanno avuto luogo sul Monte Everest, facci sapere nei commenti e i tuoi suggerimenti potrebbero comparire in un futuro video. Ma questo è tutto per ora. Assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video.